Sono passati 50 giorni alla finale del concorso Ragazza e Ragazzo dell'Anno, che ha visto trionfare Roberta Trovato di Acireale e Mario Manna di Santa Lucia del Mela. E l'organizzazione sta già programmando la nuova stagione, che vedrà i ragazzi siciliani protagonisti non solo sulle passerelle di moda, ma anche in diversi eventi dedicati all'arte, alla letteratura e nel mondo della radio e della televisione. Nei giorni scorsi i finalisti del 2019 sono stati grandi protagonisti durante la Notte Bianca di Olivarella, dove hanno sfilato gli abiti delle stiliste Loredana Crisafulli di Barcellona Pozzo di Gotto e Melania Salpietro di Patti. Sabato pomeriggio parteciperanno a un photoshooting dal titolo La scoperta della creatività, ideato all'artista Anna Parisi, che ai Cantieri Z di Milazzo presenterà le sue opere e insieme ai ragazzi dell'anno creerà dal vivo meravigliosi abiti. Domenica pomeriggio, sempre a Milazzo, alla Liberty Viaggi, saranno testimoni dell'evento Alla scoperta degli Emirati Arabi, un concorso che è diventato una vera e propria palestra per tanti giovani talenti che sfidano la passerella con il sogno di entrare nel mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Esempio è Laura Sangrigoli di Giarre, che si è laureata ragazza dell'anno NER Radio Milazzo ed è diventata l'opinionista del sabato del programma Momenti in Radio. Le iscrizioni sono già aperte per partecipare alla prima selezione che si svolgerà nel mese di dicembre e aprirà una stagione ricca di novità e gradevoli sorprese.